quest'ultima edizione del Urbino Brasseburo. Siamo con il vincitore, il giornalista italo-americano Sebastian Rotella. E cosa significa per lei ricevere questo importante premio? È molto importante per me, uno perché è un premio prestigioso, che uno vede la lista della gente che l'ha vinto, è realmente un elenco di giornalisti americani, che è un onore stare nella stessa lista. Secondo, per me è speciale perché sono, mio padre è nato in Italia, allora ho vinto altri premi, ma per la mia famiglia questo sempre sarà speciale, no? Anche in questo bel palazzo e tutta questa cerimonia, e averlo fatto, il discorso anche in italiano, che era un lavoro duro, ma mi è piaciuto molto farlo. Allora, fare una cosa speciale. Tante grazie. Era mai stato in Urbino? Messaggio a Urbino? Era mai stato in Urbino? No, è la prima volta, la prima volta. Sì, è perché sono tante volte che sono venuto in Italia per viaggio, lavoro, famiglia, ma è la prima volta, come sempre passa in Italia, uno va a un paese che non conosceva, ha scoperto tanti tesori, tante cose per una città che non è molto grande, ha molto da offrire. Lei è un prestigioso giornalista d'inchiesta che lavora per ProPubblica. Vogliamo spiegare un pochettino ai nostri telespettatori di cosa si occupa ProPubblica, come sì, funziona, perché il giornalismo sì, innovativo. Sì, è assai nuovo come modello anche in Stati Uniti. L'idea è un'organizzazione senza scopo di lucro, ma ben finanziata per donazione della filantropia, e facciamo quello che si chiama giornalismo dell'interesse pubblico, con l'idea di fare cose, approfondire in temi importanti, sempre con l'idea di trovare e contrastare l'abuso di potere e di fare questi progetti che si fanno di meno per manca di soldi, spazio e tempo nel giornalismo, che dopo sono pubblicati, si fanno insieme con i media tradizionali grandi e anche il nostro sito web. E così abbiamo avuto un bel impatto, tanto come lettori, come donazioni, come vedere che i progetti fanno cambiare le cose, no? Allora è un'esperienza che per il momento va molto bene e che molta gente o in Stati Uniti o all'estero si interessa per l'idea. Sono orgoglioso di lavorare là. Lei ha parlato della crisi del giornalismo, specialmente del giornalismo d'inchiesta. Secondo lei per quale motivo questa crisi mondiale? Molti cambi, no? Il problema economico generalizzato, il cambio di cultura, di leggere, la tecnologia che è bella, ma quando sempre le cose vanno più rapide magari la gente ha meno tempo per leggere le cose lunghe o c'è questa percezione. Allora quello che soffre sempre il giornalismo d'inchiesta, perché vuole tempo, soldi, sforzo, anche problemi. E per un credo per alcuni giornali non è ben fatto, ma pensano, ah, questo qua scrive una volta ogni sei mesi, ci sono questi altri che scrivono ogni giorno, no? Meglio fare questo, ma non è vero, perché l'importante è l'impatto. Oggi con questa informazione che va sempre più rapido, quello che è importante è capire quello che succede, no? E per questo c'è bisogno di tempo per studiare e fare le cose in serio. Lei oggi ha citato il Gattopardo di Tommaso di Lampedusa, Leonardo Sciascia, è un fan del neorealismo italiano? Sì, sì, Sciascia in particolare mi piace molto. Giornalismo d'inchiesta anche lui, sì, fondato, è il romanzo, io ho parlato un po' del modello del romanzo che mi piace, che uno vede là che Sciascia identifica un problema ma lo esplora con il romanzo, no? Ma molto basato in quella realtà dura, interessante, ambigua siciliana. A me mi piace molto, ti ha anche mai aiutato a imparare l'italiano. Allora, ringraziamo Sebastian Rotella e concludo complimenti con lo stilista Urbinate Piero Guidi, uno dei maggiori sponsor dell'Urbino Press Award e anche uno dei fondatori. E quindi può darci un commento sulla giornata di oggi e magari anche sul premio stesso, che è la settima edizione questa. Questo premio è stato ideato da Giacomo, mio figlio, e Giovanni Lani. E siamo alla settima edizione, e oggi c'è tanta gente. Questo, il premiato di quest'anno poi è una persona straordinaria, una persona giovane, è un italo-americano, ha le nostre radici, conosce le nostre città, conosce la nostra cultura. E Urbino Press Award in questi anni è stato un piccolo seme che è diventato sempre più grande, e attraverso tutti quelli che sono stati premiati, tutte le persone che sono venute qui a Urbino. Penso che il risultato possa essere ancora più sostanziale e più importante per i prossimi anni. E bisogna continuare
a insistere su questa formula che secondo me è una formula bella, perché sentire parlare l'addetto dell'ambasciata americana in maniera così bella di Urbino, della città, dei nostri monumenti, del nostro paesaggio, della nostra gente, è una cosa veramente straordinaria. Cos'altro vi devo dire? Il discorso di Rotelli è stato molto emozionante. Si è emozionato? Sì, devo dire che è stato molto emozionante, e capivo anche lo sforzo che stava facendo, perché poi, l'ha detto prima, farò molti errori di grammatica. E Rotella è un nuovo centurione, è un guerriero metropolitano, è uno che vuole un mondo più bello, vuole un mondo più giusto, l'ha spiegato. La stampa americana, soprattutto adesso dove lavora, è un giornale che si dedica completamente al sociale, si dedica alle notizie giuste, le notizie che devono arrivare in maniera non contraffatta, ma in maniera reale. Qualche anticipazione sull'edizione del prossimo anno? No, questo non so niente, perché bisogna chiedere a mio figlio, bisogna chiedere a Giovanni Lani, sono loro che organizzano questa manifestazione. Ringraziamo Piero Guidi. Grazie. Siamo con il giornalista Gabriele Cavalliera, capo ufficio stampa del Comune di Urbino e uno degli organizzatori di Urbino Press Award, insieme a Giacomo Guidi e Giovanni Lani. Gabriele, un commento su questa questione? Siamo soddisfatti, diciamo che si è appena conclusa questa edizione 2012, è sempre un lavoro molto lungo, comincia intorno a ottobre, novembre, si sviluppa nei mesi invernali per arrivare alla scelta del candidato. Si arriva a una scelta di 2-3 persone possibili, poi la scelta finale e poi l'annuncio avviene a Washington in aprile. Da quel momento è la prima fase, quindi, di tutto questo meccanismo. Si mette in moto un sistema organizzativo per, entro un paio di mesi, portare poi a Urbino il vincitore e chi lo accompagnerà, organizzare tutto quello che è la cerimonia, che ormai è abbastanza standardizzata, no? Con i figuranti, associazioni di occasioni storiche, orchestra, il pubblico, il Palazzo Ducale come base suggestiva, insomma tutto quello che deve rendere a una persona che arriva dagli Stati Uniti veramente l'idea di quelli che sono gli ingredienti della realtà italiana, artistica, culturale, il cibo e il contatto con la gente. Solitamente il premiato arriva un paio di giorni prima della data della premiazione, in modo da poter vivere il territorio. Questo premio è un premio delle Marche, della provincia di Pesaro Urbino e di Urbino, quindi non è solo di una città, ma è un modo per vendere un intero territorio negli Stati Uniti. Dopo 7 anni in America continuano a chiamarlo il Pulitzer italiano, viene percepito come se l'Italia, così è, perché c'è il Ministero degli Affari Esteri dietro, c'è l'Ambasciata d'Italia, c'è la collaborazione con l'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, a Roma, come un premio di un'intera nazione che va a sottolineare l'abilità di un giornalista degli Stati Uniti, che appartiene alla carta stampata, o alla televisione, o alla radio, o in questo caso uno dei nuovi media con ProPublica, che ha introdotto un nuovo modo di fare giornalismo. Quindi questo è un po' il meccanismo di lavoro, e con la premiazione Urbino si chiude quindi la fase. Siamo soddisfatti, il premiato lo è altrettanto, e quindi adesso ci prendiamo una piccola pausa estiva e poi subito dopo l'estate si parte pensando al futuro e vedremo cosa verrà fuori. Bellissima cerimonia, molto commovente, la provincia è strepitosa. Qualche piccola anticipazione sull'ottava edizione? Troppo presto. Ancora godiamoci la fine della settima, che non è ancora terminata. No. Però già da domani si inizierà a lavorare, possiamo dire. Direi da settembre. Cominciamo a pensare a settembre e che cosa sarà. Non diamo mai niente per scontato, no? Perché ogni volta è una conquista, ogni volta si riparte da zero, ogni volta bisogna fare in modo che tutte le persone che hanno creduto in questo progetto continuino a crederci, che si trovino sempre le motivazioni, e si può anche fare una riflessione per migliorare sempre, perché è un cammino in evoluzione e bisogna sempre centrare il target. Ricordiamoci che questo è un progetto culturale, no? Questo deve essere. Poi
cultura è un concetto abbastanza ampio, quindi c'è il cibo, c'è l'arte, c'è il paesaggio, ci sono i musei, c'è tutto quello che viene presentato. Ma il progetto è cultura, la cultura italiana e la cultura di questo territorio. Noi continuiamo a parlare di Raffaello, di Piero Francesca, del Rinascimento, di quello che tutta la zona territoriale del Montefeltro ha avuto come influenza, e questo è quello che esportiamo. Quando si va in ambasciata c'è un filmato molto breve, e poi negli Stati Uniti tutto ha un ritmo molto serrato, dove in 3 minuti si fa una sintesi di quello che è l'essenza di Urbino, delle Marche, della provincia di Urbino e del Montefeltro. Questo è quello che sta colpendo. Però ogni volta non si dà nulla per scontato, non si può dormire sugli allori, si deve ricominciare da zero e capire dove migliorare, come andare avanti. E quindi questo è quello che dovremmo fare. Quindi ecco, per boccarsi le maniche, un'altra piccola cosa, Gabriele. Puoi spiegarci un po' quali sono le motivazioni che poi portano a decretare l'investitura del Passo Word? Le motivazioni sono legate a innovazione, capacità di raccontare, capacità di raccontare da luoghi che sono poco accessibili e avere una visione tale che non sia scontata. Questo è quello che i 7 vincitori del Urbino Press Award hanno fatto in questi anni, attraverso la radio, la televisione, i siti web, attraverso i giornali. Hanno sempre portato un punto di vista da un luogo cruciale, che fosse l'Afghanistan, che fosse la Casa Bianca, che fosse come Tom Friedman sui temi dell'ecologia e degli scombussolamenti ambientali, o in questo caso i luoghi di confine, no? Quindi Sebastian Rotella ci ha parlato dei confini fra gli Stati Uniti, il Messico, il Sud America, le influenze che tutto questo riguarda la criminalità, il traffico di persone, l'immigrazione clandestina, la corruzione, tutto questo è ciò che noi andiamo a cercare, cioè le eccellenze con linguaggi che sono linguaggi di eccellenza. Questa è l'essenza.